A Istanbul le celebrazioni del 1° maggio sono state macchiate da scontri e violenze tra dimostranti e forze dell'ordine. La polizia ha usato lacrimogeni e cannoni ad acqua per spingere i manifestanti diretti verso la blindatissima piazza Taksim. I dimostranti hanno lanciato pietre contro gli agenti ed esploso petardi. Circa 140 i fermi, una settantina gli arresti. In manette sono finiti anche alcuni membri del Partito Comunista che sarebbero riusciti a raggiungere la piazza sfidando il divieto. In Turchia il 1° maggio è stato dichiarato festa nazionale del lavoro e della solidarietà dal 2009. La tensione resta altissima. 20.000 poliziotti presidiano e impediscono l'accesso a Taksim, simbolo dal 2013 delle proteste contro Erdogan. Il comitato 1° maggio considera illegale questo divieto, appellandosi alla decisione del Tribunale europeo per i diritti umani, che ha sancito il diritto per i cittadini di manifestare in questa piazza.